Schiaffateli al braccio! Pizzicati mentre facevamo i pagliacci! Stavamo giocando! Di quale gioco mi stai parlando? Florenzia, Delfina o come diavolo ti chiami? Un gioco molto originale che viene dall'Europa. In realtà risale agli Indios Mashwitz. È una cosa carina, divertente. E vede, noi ricastri ci annoiamo molto. Allora, quando non sappiamo che cosa fare, che cosa facciamo? Diciamo, bene, adesso scambiamoci i ruoli. Io faccio Federico, Federico fa Delfina, Delfina fa Antonio, Greta Malala, Franza, Roberta, Thomas. Ci divertiamo tantissimo. E dai, diglielo, amore mio. No, Franza. Federico, voglio parlare con te immediatamente. Hai capito? Andiamo. Sì, andiamo. No, Freezer, sono un disastro. Magari lo sbrina e me lo scongela per sempre. Che combina guai che sono. Quindi, se io devo scegliere tra te e Franco, io scelgo te, capisci? Puoi respirare? Che ti succede? No, tu mi piaci da quando ti conosco, te l'ho detto. Oh, ma no. Tu devi bene. Non senti, pensare che è una cosa che... Questo è stato il nostro addio, vero? Sì, sì, per favore, perché ci può vedere Nicolas? Mi piace, io vorrei... Oh. Non è una cosa strana, hai capito? Paloma, che ci fai qui? Stavo andando ad incontrarmi con i ragazzi del teatro. Ti accompagno. Perché? Per accompagnarti. Per perseguitarmi, per vedere cosa faccio e cosa non faccio. No, non pensare questo di me. Io non ti voglio perseguitare. Non voglio vedere quello che fai e che non Nicolas, fai. Mi fido di te. Controlla la tua gelosia. Sì. Perché così non mi piace. Dimenticati subito di mia madre, Claudio, perché non ti permetterò di fare un passo in più, imbecille! E io non permetterò che tu interferisca nel nostro amore, Delfina. Amore? Di quale amore parli se l'unica cosa che ti importa è solo la sua fortuna? Falso! Succede qualcosa, cari miei? Non ci posso credere! Mi avete mancato di rispetto! Vi siete presi gioco di me in tutto questo tempo! E in quanto a te, Federico, non solo eri più che mio socio, eri anche un figlio per me! Che succede? Che cosa le ha preso ora, signor Franz? Basta, Delfina, basta. È finita, basta. Che cosa vuoi dire? Che Franz lo sa che io sono Florenzia e lei è Delfina, sì. Io sono la bambinaia e lei è la fidanzata di Federico. Avete complottato tutti per ridere di me, no, ecco! No, non è così. Non è così. E quanto a te, Delfina? Che c'è? Florenzia, ridammi immediatamente l'atto di proprietà di quella splendida casa di Marbella che io ti ho regalato! È nello studio, no. Lo prendo subito. No, l'atto della casa no! Che è successo? Avete discusso? Avete litigato? No, Paloma si è arrabbiata con me perché io non mi fido mai di lei, perché sono un paranoico, ossessivo, insopportabile. La vita? Che stupida la vita, ah. Che non permette a due persone che si amano di stare insieme e le fa allontanare, non è vero? Sì, beh, non lo so, senti, qui hai l'acqua, pensaci da sola. Ci ha visto. C'è mancato poco così e vi avrebbe visto se non fosse stato per me che l'ho voltato. Grazie. No, non mi ringraziare. Io lo faccio per Nicolas, capisci? Poverino, ha un cuore tenero lui e sì. Mi fa pena che soffra tanto. Ti posso davvero? Chiedere un favore? Ti prego, non lo dire a nessuno. Veramente, non voglio che lo sappia nessuno. Ah, soprattutto Nicolas, so, ti prego. Non lo so, sei tu che ti sei voluto mettere con quella. Io non ti sto solo niente. Chiedendo di non dirlo a nessuno. Che succede qui? È successo qualcosa di grave, amore. No, piccolo, questa è roba di tutti i giorni in questa famiglia. Ciao, vita mia. No, per favore, Delfina, spostati da quella porta e lascia che Franz entri a prendere quello che deve prendere. No, mia madre mi ha insegnato che ciò che si regala non si dà. Andiamo alla casa di Marbella, è mia, Delfina, per favore, quindi vuoi tenerti una cosa che non meriti? No. Sì. Fino a quando continuerete a deludermi tutti voi? No. Sì. Vi siete prestati tutti all'inganno soltanto per ridermi in faccia? No, non è andata così. Lo sa che cosa è successo? Abbiamo iniziato a mentire ed è diventata una palla enorme di neve eterna che non potevamo sciogliere neanche con 7000 microonde. Sì. È stato impossibile. Ti chiediamo veramente scusa dal più profondo del nostro cuore. Ci dovevate pensare prima di mentire. No. Ormai adesso è tardi. No, ora non faccia tanto il fiscale. Non ha mai fatto uno sbaglio in vita non sua. Lei parlare così. Stai zitta. Basta. Non avrei mai immaginato una simile insolenza. Neanch'io, incredibile. Come puoi rispondere così al barone? C'entra? Io sono una donna e faccio la confusione basta, che voglio. Basta. Per favore, basta. Spostati da lì. Franz, per favore, entriamo. Prendi quello che devi prendere e chiariamo le cose. Se si può chiarire qualcosa, spostati. No. Spostati da lì. Sì, dai, falli passare. Coraggio. No, sei contenta adesso?
adesso, idiota! È tutta colpa tua con quella bocca di rana aperta che hai! Ho chiesto che succede. Lo so, è qualcosa di grosso che non mi volete raccontare. No, è che... Dai, racconta. No, è che mi stava invitando al ballo arabo che sta organizzando... Maya. Ah, ci vai? No, io non ci vado, non posso. È poco creativo, ti ho detto di vestirsi e non vuole... Sai una cosa? Mia madre e mio padre mi hanno fatto molto astuto e io lo sento che c'è qualcosa tra te e Franco. Allora che succede? Va bene, te lo racconto. Divento pazza se raccontami. Non lo dico a qualcuno. Non raccontarmelo in inglese, per favore. Va bene, ma top secret. Nessuno lo deve sapere. Ah, certo. Dai, racconta, sbrigati, andiamo. Sofia, vieni qui, vieni, faccia, vieni anche tu. Vi devo raccontare una cosa incredibile. Che succede? Succede che io ve lo racconto, ma non deve uscire da non qui, esce, eh? Esce, dai, raccontalo. Non ci posso credere. Sì, Vata mi ha detto che... Valentina... Su? Vata mi ha detto che Vale gli ha detto che li ha visti baciarsi. Con quello che ci mette Nicolas per uscire con una ragazza, ti rendi conto? Maya! Che c'è? Non hai visto la mia felpa azzurra? No, non l'ho vista, andiamo, idiota! Bravo, eh! Ehi, ma che vi prende? Non riuscirà a calmarlo, sarà impossibile, è arrabbiatissimo! Se gli consegna la testa della piccola Cardo su un vassoio, sicuramente si calmerà. Sì, dopo gliela consegno io la mia testa, ma adesso zitta e ascoltiamo, così quando inizierà a strozzare Federico entriamo a salvarlo. Io credevo che tu fossi un uomo onesto, Federico, e che sapessi difendere la morale e i valori tanto più di me. Franz, ti prego, anche se non sembra, per i fatti che sono successi, io ti giuro che credo in quei valori. Ma con che faccia mi puoi dire questo? Tu spingi la tua fidanzata in un miserabile inganno per nascondere i tuoi amoreggiamenti con la bambinaia e siete tutti e tre d'accordo! No, per favore, mi voglio ammazzare! Questo è il peggior incubo che abbia mai immaginato! Andiamo, tu alzati e vai a sistemare questa faccenda! Non si può sistemare! Che cosa vuoi fare? Sistemare. Che fate qui? Succede qualcosa? Sì che succede, caro! E cioè? Per questa famiglia è arrivata la sera più tormentata della sua storia! Ti meriti un castigo esemplare, Federico! E non solo la nostra società finisce qui, ma mi incaricherò di parlare con tutti gli imprenditori che conosco per dirgli che razza di persona sei! E così non potrai più fare affari in tutta la tua miserabile vita! Ah, ascoltate anche dietro le porte! E ridatemi i regali! Ma andiamo, non faccia così, signor Franz. Sono solo dei regalini che ha comprato durante i saldi. Non si tratta di questo, giovanotta! Si tratta di un castigo! Tutta questa famiglia insieme ha complottato per deridermi, per ridere di me! Vado a prendere le mie cose! No. Allora, che ti ha detto? Che è tutto finito. Non ci sono più progetti. Né fortuna. Né niente. Siamo rovinati. Che cosa hai detto? Che non abbiamo più niente, Federico? No, non è questo, ma è comunque gravissimo. No, voglio morire. Siamo completamente rovinati. Ma su, stia tranquilla. I soldi non sono la cosa più importante del mondo. Qui l'unica povera sono io. Voi vendete un cappotto e comprate un appartamento. Ma la cosa più importante è andare in giro a testa alta. Chiudi la bocca, dignità, piccola morale. No, no, Cristina, basta. No, basta. E basta. Per favore. Per favore, niente più grida, Delfina, per favore. Florence ha ragione. Quello che adesso importa non sono i soldi. Quello che importa è che abbiamo perso l'onore di questa famiglia. Abbiamo imbrogliato Franz nella sua buona fede. E questa è una cosa che non mi perdonerò mai. Ecco qui. Beba? Cosa ti è successo? No, no, niente. Sto decidendo in quale piazza me ne vado a vivere. Grazie. Beh, vai, per caso ho bevuto un goccetto o cosa? No, dice delle aspetta, parole come se fosse ubriaca. Sta succedendo qualcosa. Beba, amica mia, devi dirmi la verità e dirmi cosa ti sta succedendo. Il problema della pensione, ecco cosa mi succede. L'affitto è arrivato alle stelle e io non so ancora dove andrò a vivere. Ascolta, e Coca?
Mamma? Certo. Mamma sta bene in un ospizio e sta meglio di te e di me messe insieme. Sono io quella che resta senza tetto. Io ti direi di rimanere a vivere qui con noi, ma c'è Sofia ed è un grande problema. Lascia, grazie lo stesso, Bata. Non importa. Vai in un posto più economico. Fino a quando tutto non vada meglio? No, amore mio, sono una donna adulta. Non posso andare e venire, venire e andare. No. Un momento. Che? Cosa? Ho ancora qualche diritto. Quale? Ecco, prendi. Mi sostituisci? Prendi? Permesso? Sì, grazie. No, aspetta. Mi sento male, mamma. Quello stupido di Federico ha perso tutto perché quell'idiota del piccolo Cardo ha aperto la banca. Tanti mesi di sacrifici e dedizione. Adesso ti sposi con un tedescuccio squattrinato e quello che è peggio, a malapena di classe media. Che onore, che vergogna. Dobbiamo ringraziare il Signore che è stato sospeso il tuo matrimonio. Altrimenti adesso saresti una disperata alla ricerca di un lavoro. No. Che facciamo, santo cielo? Santo cielo, mamma. Riflettiamo. È arrivato il tuo turno. Quale turno? È arrivato il tuo turno, mamma. Non mi spaventare, amore mio, di che parli? Per favore, ti sto parlando di Franz. Tu gli piacevi in un certo momento. Si voleva anche sposare con te. Sì, poi usa le tue armi e acchiappalo! No. Ma Claudio, amore mio, Claudio è così innamorato, poverino. Mi ha appena chiesto di sposarlo davanti ad un sacco di persone. Pensa un po'. Senti una cosa, mamma. Che preferisci? Un medicuccio di quart'ordine o un imprenditore super, iper multimilionario in euro? In euro, pensa, in euro, in euro! Non so, vedendola così piccola, non so, che faccio? Mammina, vai, prendilo prima che se ne vada. Dai, vieni, vieni con me. Strappagli una data per il matrimonio. Euro. No, sì, Claudio, sì, euro. Salve. Avanti. Come va? Bene. Bene? Sicuro? Davvero è successo qualcosa? No, niente. Niente. Beba, a me piacerebbe prima di tutto chiarire un punto. È che mi sento terribilmente responsabile per aver dato retta a Malala con questa cosa del ricovero e volevo chiederle scusa. No, rilassati, Federico. Ops, mi scusi, davvero, tranquillo. Comunque, io so molto bene di chi è. So che lei non ha avuto la colpa di niente, non ha avuto cattive intenzioni, lei, per con gli altri. No, è vero, ma ad ogni modo io immaginavo che forse ci poteva essere qualcosa che potesse compensare. Sì, questo. Mi vuole ricompensare? Ecco, ma certo, proprio di questo volevo parlarle. Venga, si sieda, si metta seduto, comodo, come a casa sua. Casualmente sono proprio qui per questo, certo. Per parlare con lei. Si sieda. E il fatto è che io sto rimanendo senza soldi. Sto lavorando, ma le cose mi vanno male. Non posso pagare la pensione, i soldi dell'affitto. Io stavo così bene a lavorare qui che mi sento come a casa, mi sentivo. Cioè, allora cosa ho pensato? Affittare una stanza da voi. È una casa grande. E io anche nella cuccia del cane sto bene. Ma per esempio la stanza delle cianfrusaglie sarebbe perfetta. Che le pare? Sì? Sì. No! Credo che vada bene, però ho solo una condizione. Cioè, non voglio neanche un peso. Non voglio da lei neanche un peso. Mi dà da lei! Che bello, grazie! Sì, perché io ho un lavoro, sono una persona onorata. Comunque, anche solo per fare la spesa voglio contribuire. Poi che mangio un panino a mezza mattinata, sì. Un misero spuntino male ogni tanto. Male non ci farebbe. Sì? Che? Cosa? Niente, no, credo che vada bene. Veramente? Si trasferisca nella mi posso stanza. Trasferire sì, veramente? Subito. A che tesoro! Stavo pensando che sarebbe una buona opportunità finché la situazione si sistemi con Malala. Cosa? E sicuramente Delfina sarà molto contenta della decisione. Sì. Neanche se lo immagino. Oh, Franz, che orrore veramente quello che le hanno fatto. Sono molto dispiaciuta. Se ha bisogno di una spalla, amica, conti pure su di me, Franz. L'unica cosa di cui ho bisogno adesso è di andarmene da questa casa e subito. Hai sentito, Ramiro? Franz se ne va di casa. È la nostra opportunità per andarcene. Cosa vuole farmi credere, signora? Lei è complice esattamente come tutti gli altri. No, Franz, anche me hanno ingannato come lei. Ah, sì? Lei non mi diceva che Florencia era sua figlia Delfina e che Delfina era la bambinaia e tutto il resto? Ha visto come mi hanno ingannato? Ma signora, lei crede che io sia uno stupido? Non mi dica signora, ma cara Malalita, come gli amici intimi. È lo stesso, perché questa è l'ultima volta che ci vediamo di persona, cara signora Malalita. Franz, glielo chiedo per favore, capisco che lei stia male. Anch'io sono davvero mortificata per tutto questo. E soprattutto mi spiace molto per lei, perché l'apprezzo molto, provo un grande amore. Ma se lei stava al gioco esattamente come tutti quanti loro. Non è così.
È stata tutta colpa della testolina, di quello sciocco di Federico che stava al gioco. E l'ideatrice? La piccola Cardo è la peggiore di tutti. Io volevo scoperchiare la pentola, ma nessuno mi ha permesso di dire la verità. Ho lottato. Ma un po' di decenza, signora. Lei vuole salvarsi da sola e non esita a incolpare tutti gli altri. Senta, mi hanno ingannato tutti. Per me sono tutti uguali, capito? Ma Franz! 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 Povero Nicholas, è così innamorato di Paloma. Per me Franco ha fatto molto perché male. Perché parli male di Franco? Non capisco. Perché ha commesso un errore. No, io prendo Paloma, la sbatto contro il muro e la spingo come una gallina. No, prima bisogna prendere Nico e raccontargli tutta la verità. No, gli faremo scendere troppo l'autostima, non gli farebbe bene. Allora preferisci lasciare che lo prendano in giro? Vedi che mi dai sempre contro, Bata. Perché tu vuoi sempre avere ragione. Possiamo non parlare di voi e parliamo invece di Franco, di Paloma e di Nicholas, per favore. Bata, meno male che ti ho chiesto di non raccontare a tutti di Nicholas. Aspetta, noi non siamo tutti. E poi lo vogliamo sapere per aiutare Nicholas, capisci? Siamo suoi allora amici. Allora non cominciate a dire povero Nico e a guardarlo con pena. Avrà già abbastanza umiliazioni quando saprà quello che gli hanno fatto Franco e la sua fidanzata. Nico! Come vai? Come stai? Tutto bene? Bene, sì. Successo andiamo qualcosa? Andiamo a prendere qualcosa da bere. Dai, vieni bene, con noi, ci fai compagnia. Facciamo qualcosa insieme, dai. Che fai qui, palla di lardo? Vieni a chiedermi scusa per il disastro che mi hai fatto in testa? No, per niente, amore, per niente. Mi sto trasferendo qui. Federico mi ha invitato. Non mi fa ridere. Che bella battuta. Umorismo dell'assurdo. Provenendo da te non ci credo perché non che hai bello, stile. Che bello, no? Che bello che la prendi in modo così giocoso. Non vedi la borsa, cara? Sei serio, sì. Cara? Vengo a vivere in questa casa per permesso. No, vieni qui tu. Quale borsa? Che ti entra in una borsa? Solo un paio di calzoni. Senti una cosa. Non voglio vederti qui, hai capito? Perché non sopporterei di vivere con te sotto lo stesso tetto. Quindi vattene da qui. Oh, ma che peccato, che peccato. Che ti è successo, Malala, eh? Cos'è successo? L'incontro con mammina non ti aveva cambiato? Le cose buone durano poco, amore mio. Vattene fuori! Mi dispiace veramente dal profondo del cuore, ma io resto qua. Di quale cuore parli? Non hai cuore tu, sta amore zitta, mio. Sei una palla stupida. Di grasso! Sta zitta! Franz, caro, ho davvero così tante cose da dirle. Sono rimaste tante cose in sospeso. Non se ne vada via così. Io non ho più niente da dirle, signora. Non mi piacciono le persone che si comportano come lei. Con permesso. Oh, non ci posso credere! Non ci posso credere! Sei in caduta libera! Gli hai sparato contro tutte le tue cartucce e il ricone è scappato via! Presentalo a me perlomeno vecchia! Non farmi ridere con queste barzellette! Chi ti guarderebbe? Un cieco, grasso tricheco! Zitta, stupida! Non ti ricordi dell'uomo che ti ha soffiato? Vieni qui! Federico. Cosa c'è, Florencia? Sono venuta ad avvisarti che il tuo socio se ne sta andando e sta portando via le sue cose. È giusto così. È quello che mi merita. Che mi tolgano tutto quello che avevo una volta. Non sapevo che ti importavano tanto i soldi. Sei triste perché stai diventando povero? No, non sto così per questo. Sto così perché vorrei riguadagnare il rispetto di Franz e... Franz per me è stato sempre come la figura di mio padre. E prima che lui morisse, mi sono avvicinato a lui e gli ho giurato che questa famiglia sarebbe stata rispettabile e che l'onore dei Fritzenwalden sarebbe durato per sempre. E l'hai fatto molto bene, Federico. No, non l'ho fatta così bene. Sono stato un codardo che non ha messo la faccia quando doveva metterla. E la cosa buffa è che non solo non sono felice, ma ha fatto diventare infelice tutta questa famiglia. Dimmi una cosa, Florencia. Quando è stato che ho iniziato a sbagliare tutto? Chi ha detto che non ci si può sbagliare? È normale. No, non è normale. Sì. Non è normale affondare il futuro di una famiglia e l'onore di un cognome. Non è normale. Freezer... Vai via, per favore, voglio stare da solo. Lasciami solo. Franz, aspetti un attimo. Mi lasci spiegare. Per favore, non mi dire altro. Io non sopporto le bugie, Florencia. Delfina o come diavolo ti chiami. No,
Mi lasci spiegare tutto quanto. Mi dia un'opportunità. È successo quello che è successo perché né tu né Federico avete dei valori. Ogni volta che ripenso che vi stavate baciando così appassionatamente mentre Delfina aspettava un figlio da Federico, io rimango senza parole. E non so come lei abbia potuto reggere le vostre bugie. Perché a Delfina interessano soltanto i soldi di Federico. E a te? Io... No, io lo amo con tutto il mio cuore. Sono innamorata di lui con tutta la mia anima. E se ho mettito in questa faccenda è solo perché sono innamorata, nient'altro. Io le chiedo scusa perché lui non voleva mentire. Sono stata io ad obbligarlo e non perché mi interessi nei suoi soldi, ma solo perché voglio il meglio per lui e per i suoi fratelli. Perché per lui è molto importante avere la sua fiducia e il suo rispetto e non voleva deluderla. Io l'ho obbligato a mentire e lo so che lui è una buona persona che vuole bene alla sua famiglia e ha solo sbagliato ad innamorarsi di me. Ma tranquillo, perché noi non staremo insieme. Lui si sposerà con Delfina e staranno insieme e cercherà di renderla felice e io cercherò di servirlo tutta la vita per aiutarli. Ma lo giuro sulla memoria di mia madre che lui non voleva mentirle. Lui si merita ancora il suo rispetto e la prego, gli dia un'altra opportunità. Rendi conto di come hai rovinato tutto, Federico. Tu e il piccolo Carta avete rovinato tutto. Basta, Delfina, ma non ti rendi conto che Federico sta male? E poi anche tu hai partecipato alla messa in scena. Ma perché non chiudi la bocca, imbecille? Non fai neanche parte della famiglia. Silenzio! Federico, per favore, avresti dovuto avere molto più polso. Non lo so, trattenere quel signore. Non lasciarlo andare, non lasciarlo uscire da questa casa. Franz, sei tornato? Non sono tornato. Ho solo ritardato la mia partenza. Ma non capisco, che è successo? Te lo spiego subito. Ho avuto una conversazione molto interessante con Florencia e ho deciso di dare un'altra opportunità a te e a tutti voi. Questo vuol dire che gli affari con Federico potranno continuare? No. Questo vuol dire che rimarrò fino a dopo il compleanno di Maya per vedere se questa famiglia ha una speranza di redenzione. Ramiro, non è stato possibile. Non ti capisco, no. Vi darò 24 ore per vedere se questa, nonostante tutto, continui ad essere una famiglia rispettosa e fondata sull'amore e sull'affetto. Ho detto 24 ore, è chiaro? Violeta, che fai? Mi tagli i capelli? Franco, è il compleanno di Maya e voglio stare bene. Ah, no, è tardi, dovevi venire prima, sto per chiudere. Sono due minuti, dai. Va bene, te li taglio, ma prima ti devo lavare. Bene. Ti lavo i capelli con questo shampoo speciale con cui avrai dei capelli splendidi, vedrai. Violeta? Sì, ciao, amore mio, vieni, entra. Ho bisogno che mi pettini per la festa di Maya. Ma perché oggi vengono tutti all'ultimo momento? Chi altro è venuto tardi? Io, Franco. Franco. Ciao, Franco, come stai? Bene, e tu? Bene, tutto a posto. Perfetto, tutto carino. Ma sapete una cosa, ragazzi? Perché non la fai sedere vicino a te, Franco, e mi aspettate? Che vuoi, la piastra? Mi piace. Allora te la scaldo, ok? Dai. Oh, santo cielo. Franco, io non riesco a dimenticare. Nemmeno io. Mi sento il peggior verme della terra. Bata, che fai? Vai alla festa di Maya? Che ti importa? Che gli prende? Caro Franz, non solo siamo tutti eternamente grati per la possibilità di riparare al nostro errore, ma anche per la possibilità di recuperare la tua fiducia. E quindi per noi... E anche gli affari, ovviamente. Anche io intendo ringraziarla, Franz. Una domandina. I regali ce li avremo dopo? Chiudi la bocca, Roberta! Va bene. I regali saranno restituiti se ve li meritate. Ma starò molto attento al comportamento di tutti. Mi avete già deluso una volta. E quando succede questo, il mio sguardo diventa più sensibile. Quindi state molto attenti a quello che fate. Sì, molto attenti. Ma noi ti garantiamo che possiamo dimostrarti in queste 24 ore che siamo veramente una grande famiglia. Ja, Federica è di sicuro migliore testa di famiglia che io conosco, signor Franz. Sì. E i suoi poveri genitori saranno di certo orgogliosi di lui dal cielo. Bene, è proprio per la memoria dei tuoi genitori che faccio questo. E adesso scusate, ma vado a sistemare le mie cose. Sì. Ragazzi, vi chiedo un favore. Cerchiamo ora di immaginarci che questo è come un libro, che noi giriamo pagina e che ricominciamo tutto da zero. Quindi... Sì. Prima di tutto mi voglio scusare con voi per avervi coinvolto
In questa bugia e aver fatto credere a Franz questa pazzia. Ma dato che questo pasticcio si è risolto, vi chiedo un favore. Fate uno sforzo enorme per comportarvi bene. E fate i bravi, capito? Pensate ai milioni. Delfina. A tutti quei milioni di malintesi che hanno interferito e che non dovranno assolutamente ripetersi mai più. A Greta piace che piccoli comportarsi come angeli. Andare subito a bere latte e lavare mani. No, forza, andiamo, andiamo. Fate capricci, andate a lavarvi le mani. Andare subito anche tu, Martin, a lavare mani. Ah no, beh, devo dare il buon esempio. Andiamo. Ramiro, è fallito il nostro piano di fuga. Dobbiamo iniziare ad escogitarne un altro. Sbrighiamoci con queste cose, cuoca. Non vedi che ora è ancora con queste stupidaggini? Ma per favore, mi lasci creare. Sto facendo una magia perché mi basti il dulce de leche. E non mi basterà. Oh. Perché quei nanerottoli in due giorni hanno mangiato tutti i barattoli, signora. Tu lo vuoi del dulce de leche con le fette tostate? Sì, che no, voglio di fanchi. Tocca il dulce de leche. Sentite, vi prometto che vi faccio a pezzi e vi servo come tartine. No, Antonio, io sono in pieno sviluppo. Ho bisogno di mangiare. Non mi interessa! No, no, ridatemi basta, il dolce della legge! Basta con questa confusione che Franz si arrabbia, capito? Ma io ho fame, che state Greta? Facendo, ragazzi? Non abbiamo detto che erano 24 ore di buone maniere? Perché altrimenti viene Franz e ci ammazza tutti. Dobbiamo comportarci bene. Sì, va bene. Amori miei, vi voglio tanto bene, tanto. Anche noi, Flor, sì. Ti vogliamo bene. Flor è la nostra immagine materna forte, capisce, Franz? Com'è andata, eh? L'ho lasciato senza parole. Sì, soprattutto con la parte della figura materna forte. Dobbiamo continuare così, se no siamo fritti. Uh-huh. È vero. Ti aiuto? Divertimento, ragazzi! Oh, stare zitti, silenzia! Non fare tutto questo casino, altrimenti con Barone va tutto in fumo! Ma una festa? Sì, ma una festa a mezzo tono. Ballare senza gridare, tranquilli, sedetevi. Silenzia, silenzia, fate piano. Prego, Francis, si accomodi. Volete prendere qualcosa? Volete del cibo esotico? L'abbiamo portato dall'Arabia per voi. Maia, che non la vedo! Eccomi! Quella ragazza è quasi nuda. No, sì, è vero, sì, ma la moda è così. Le ragazze di solito si vestono così. Sì, ma a me non sembra... Beh, ma se tu dici che va bene così... E Mala la Delfina, dove sono? Esatto, sì, dove sono? Sbrighiamoci, sarà già iniziata la festa, mamma. Oh, tesoro mio, quanta fretta. Le regine scendono per ultime per mostrare il vestito e per lasciare a bocca aperta tutti gli invitati. Fai vestita come me, tu, mondaciccio. Ma che casualità! Ma che orrore, gliel'avevo detto alla sarta! Con uno scampolo faccio un vestito per la vecchia. Scampolo un corno? Quanti metri ci saranno voluti per coprire quel balcone matrimoniale con vista sulla strada? Senti, scendi con quel tendone e ti giuro che ti attacco al primo gancio che trovo. Oh, cicciona che non sei altro! Delfina, male, la vi stavamo aspettando. Cosa ha fatto lei ai capelli? Non è veduta carina, incantevole. C'è forse qualche problema? No, stavamo discutendo sul nostro costume, sul nostro vestito, che le pare, guardi. Siete uguali, molto spiritose. Sembrate sorelle. Scendiamo? Sì. Scendiamo. Scendiamo prima che servano il prosciutto affumicato. Oh, sì, vi raggiungo. Maia, a che ora portano il morto? Perché questa è una veglia funebre. Non mi provocare, perché in qualsiasi momento mando tutto al diavolo e iniziamo a divertirci. No, 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 mai, per favore, non voglio avere un'amica povera e abbandonata. Questo mi piace, che i giovani si divertano in modo sano e senza scandali. La verità è che questi ragazzi sono tutti molto educati. Sì, perché sono amichetti di Maia. Maia è una bravissima ragazza, silenziosa, non è vero, Federico? Guarda che streghe. Santo cielo, mi viene voglia di vomitare. Stanno facendo le buone, due angioletti e tutto per i soldi. Come dice il proverbio, per interesse ballano anche scimmie. Vuole bere qualcosa, Malala? Non lo so, mi dia quello che vuole. Franz, mi sorprenda, vediamo come mi sorprende. Non vuoi che ti sorprenda io, Malala? Oh. Lei è un amico di famiglia? Sì. Il signor Claudio Boniglia è un mio amico dell'infanzia.
da tutta la vita. Sì, sì, ma oltretutto io sono anche... È il mio medico personale e lo adoriamo tutti quanti. Va d'accordo con tutta la famiglia e quindi è sempre nostro ospite. O ti togli questo vestito o ti ammazzo io, elefante ingolfato! Non ci pensare, hai paura che il tedesco riccone si innamori di me perché io lo indosso molto meglio di te? Stai zitta, se sembri il telone rotondo di un circo scadente. Ma ti sei guardata allo specchio, un monumento di pelle stirata? Ma se ti hanno appena fatto il sarcofago nella piramide, mummia decrepita piena di rughe! Federico! Sì? Chi è quella tizia un po' cicciottella che discute con Malala? Quella signora è la sorella di Malala. La sorella? Sì. Sono sorelle e si trattano in quel modo. A volte è affetto. No. Io ti ammazzo! Transatlantico affondato! Sei qua che ti prende per illusione! Io ti strangolo! Io ti riduco a fettine! E ci rifamo tutti gli invitati! Togliti questo vestito! Io ti scuoio! Che scandalo, Federico! Io non ho mai visto una cosa del genere! Neanche io, Franz, neanche io! Ma carino! Le ragazze mi hanno preceduta! Era una sorpresa! Lotta libera nel bagno! Basta! Smettetela! Io non voglio sopportare che voi due streghe mi roviniate il compleanno! Basta! Nicolas, facciamo lo spettacolo con tutto il gruppo! No, no! Perché se tu canti, Federico si accorgerà che non sei nel gruppo! Può essere uno spettacolo speciale per i saluti al mio compleanno! Comunque non vi preoccupate perché Flor non lo vorrà fare! Ramiro, mi aspetti un attimo che vado a salutare? Come perché? Me ne vado di casa per sempre e devo salutare! Martin! No, non c'è. Nico, Franco! Flor! 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 Io volevo dirti che... non mi dimenticherò mai di te. E grazie per tutto quello che mi hai lasciato. Per me sei come una mamma, Flor. Ma devo andare. La vita è così. Io ormai sono grande. E non c'è più posto per me qua. Il mondo mi aspetta. Sto arrivando, Ramiro, eccomi. Se nessuno ha tempo per avere i miei saluti, allora me ne andrò in silenzio. Lo scopriranno dopo. Andiamo, Ramiro. Questa strana cosa curiosa. Perché piccolo Thomas andare con sua borsa in giardino? Perché? Ragazzi, no, no, per favore, davvero. C'è l'unica io... che manca per decidersi. Esatto. Non lo so se voglio cantare, non voglio avere problemi con Federico. Ma Federico è a posto, sa già tutto, Flor, che lo so. Dico che sa del gruppo, ma lo odia con tutto il suo cuore e mi dà fastidio che dopo mi dia la colpa che voi stiate dalla Ascoltami, mia parte. Senti una cosa, al barone è piaciuto e ora dobbiamo cantare dal vivo. No, lascia stare il barone, con il caos che hanno combinato Bebè e Malala, scordatelo. Flor, non ti costa niente, per favore, dai. Non lo so, ragazzi, non mi guardate così. Non so che cosa fare. Ah, Franz, lei non conosce le abitudini latine. Noi ci ammazziamo per una stupidaggine, ma dopo 10 minuti siamo a baci e abbracci. Sì, ma io non riesco a capire queste cose. Non c'è niente da capire, Franz. Mi faccio il favore, quello che deve capire lei è che dopo 10 minuti siamo a baci e abbracci. Mi hai chiamato, Malala? Madre mia,
Ma guarda un po', Franco. Sicuramente sta aspettando la sua nuova conquista. La verità è che è proprio pessimo quel tipo. Non puoi rubare la fidanzata a tuo fratello. Sì, ma il più cretino è Nico. Non si accorge mai di niente. Nella stanza dei giochi che iniziamo. Perché dai. Avete convinto Flor? Non mi importa, è un capriccio della festeggiata e lo farò comunque. Andiamo. Dai, Clara, dai. Andiamo, dai. Sì, forza. Paloma. Nicolas. Che vuoi? Nicolas, vieni. Non posso adesso, non posso. Vieni perché devo presentarti non a Franz. Non posso adesso. Andiamo, vieni. Devo presentarti a Franz. Franz, caro, guardi, voi due già vi conoscete, ma lei non sa che sotto questo sfarzo c'è una mente acuta. Lui è l'intellettuale della famiglia. No. Sangue caldo, che niente. Dici, non... Ma sotto questa insalatiera c'è un intelletto non che posso pensa, adesso. Pensa. Vediamo. Due più due. Franco, ciao. Come mi vedi? Sto bene? Bene. Stai molto bene, davvero. Grazie. Io preferirei che non parliamo e che non facciamo niente. Che non succeda niente tra noi. D'accordo? Ma... Paloma, te lo chiedo sei prima. Arrivata in tempo, perché adesso faremo uno spettacolo con il gruppo e la prima canzone che facciamo te la dedico. Grazie, sì? Nico. Di nulla. Franco, sei lì? Sì. Che tu essere angosciato, ma Greta non vuole assolutamente che tu scappare da questa casa. Nein, no, 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 va via Greta, perché altrimenti chiamo Ramiro e ti faccio prendere a calci. Se finire Ramiro, io ridare lui soldi e mandare a 1000 chilometri di distanza e lui faccia pure quello che vuole. Adesso quello che io volere, giovanotto, è che tu ascolti Greta attentamente mente. Quello che ti ho spiegato in certino. Non ti sento. Tu ascoltare Greta anche se essere l'ultima cosa che farai non in vita. Non ascolto. Va bene, va bene. Se tu non ascolta, io parlare uguale. Tu essere molto arrabbiato, Mankind. E avere ragione. Perché famiglia Fritzenwalden essere come spaventoso incubo. Tutti qui avere problemi, ma nessuno ascoltare i problemi degli altri. È vero, essere molto egoismo in questa casa. Quindi tu pensi non valere pena di vivere qui, vero? Piccolo, chi ti pare se Greta va a prendere suo borsone e scappiamo insieme? Che ti pare, ya? Veramente? Oh, te lo giuro! E andiamo per strada in compagnia, tutti e due, noi insieme. E così vivere per strada, che ti sembra, eh? Bellissimo! Ya? Allora Greta va a prendere il suo borsone e arrivare no, subito. No, aspetta, Greta! Ya? E i ragazzi, come faranno per svegliarsi? Chi gli preparerà il latte? Oh, a me non importare, penserà mala a dare latte se non volere non fare colazione. Noi due intanto andiamo lontano camminando per strada con i nostri borsoni. No, e come facciamo per lavare i panni? E come possiamo comprare da mangiare se non abbiamo soldi? Giusto. Possiamo rubare kartoffeln. No, è che io ti conosco molto bene, Greta, e a te la casa mancherebbe molto.
Beh, se a me mancare molto, io cercherò di abituare me. E a te preoccupare? A me? Ja. Quello che sento è che... Io so che quello che tu senti è che tu non volere scappare, piccolo. Tu vorresti che tutti quanti volere bene a tutti quanti, che poter accudire, coccolare, giocare con amici, con fratelli, che essere grande armonia in famiglia. È questo quello che tu volere? Sì, va tutto bene, però se non canta Flor, perché ci dobbiamo presentare? Bene, canto io e basta. No, ragazzi, allora? Non facciamo le cose a caso. Dobbiamo essere il vecchio gruppo. Bene, se qualcuno può convincere Flor, dà paura, ma non credo. E se lo diciamo a Paloma? Magari no, così Paloma si fa coraggio. Sulle nuvole. No, a cosa? Lei no. Che succede con niente, Paloma? Niente, io faccio qualcos'altro se non vi decidete. No, aspetta, io non sono sordo, smettila, ho sentito Nicola, qualcosa. Non lavarti le orecchie, così almeno non sei più sordo e sei solo sì, cretino. Sì, esatto. Non dirmi cretino, no, che no, ti no, spacco aspetta, la faccia, aspetta, capito? Aspetta, va, ci senti che litighiamo, va tutto al diavolo. E a me che mi importa di Franza? È un cretino che mi importa. No. Sì, è un cretino. Stiamo litigando? Che no. Succede qui? Niente! Mi allontano un attimo e già fate una battaglia campale! No, Franz! Quello che succede è che le stavamo organizzando una sorpresa! Per carità, ho già avuto abbastanza sorprese! No, grazie! E però questa è bella! Santo cielo, ragazzi, non possiamo cantare! Dai, guardate, dai, faccio farlo per me, per i miei 15 anni, fallo no, per me! No, per favore, non poi così, me ne vado! Per favore, non dai, voglio prego, che Federico sì. Si arrabbi, e tanto meno Franz! Ma non si arrabbia, dai, per favore, dai, sei così bella, grazie, sì, è vero! Ah, Franz, caro! Lei penserà che io sono sciocca, ma sa che mi è mancato. E io a te, Malala. Non ho smesso di pensare a noi tutto il giorno. Stia a sentire il giovanotto, Malala. Ah, Franz, come va? Si sta divertendo? Io sono così contenta. Quando organizzo una festa ai ragazzi mi sento felice, perché è come se mi avvicinassi al loro mondo, li conoscessi di più, sono così... così... Smettila! Con questo inferno! Allora, sta passando una bella serata? Pessima. Oh no, per favore, non voglio perdere la mia casa di Milano. No, di Milano no, è di Marbella. Oh no! Tiriamo sull'umore di questo compleanno, eh? Ci sarà un mini musical di Florisiante e il suo gruppo. Andiamo. Grazie a tutti. No, ragazzi, per favore, così andrà tutto in fumo. Federico se lo scopre, vi ammazza. Ma me lo dici? Smettila, Delfina, vai a sederti lì. Sì, io mi siedo, vado a sedermi, ma poi ve lo vedete voi con Federico. Bene, io mi vado sì, a sedere, vado a sedermi. Tutti insieme. Estaba terminando. Me dijiste vos quién sos, te sonreí, te estaba amando. Al segundo yo sentí mi corazón late, que late. Y así fue como escapé, lo que siguió fue mi rescate. Y la vida se detuvo para siempre en tu mirada y tus ojos. Si mis ojos me dejaron como tonta hipnotizada. Y de a poco, de a poquito nos buscamos un lugarcito pequeñito para amarnos. Ay, qué bella que es la vida. Ay, me estoy enamorando. Como la si es que tú no sabes ver quién te está amando, no me importa porque yo ya sé muy bien qué está pasando. Y ese día llegará y te sabrán a sol mis besos. El perfume de mi piel tendrá el olor de los cerezos.
sole si apriranno se terminerà tu inverno. Questo programma è stato offerto da Glaps Chic. Mi metti